Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano bellissimo di Ivano Fossati che è La mia banda suona il rock. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di soli tre accordi per quanto riguarda la strofa, che sono La minore, quindi La, Do, Mi. Il Do sappiamo che si trova qui, a fianco ai due tasti neri, quindi La, Do, Mi è il primo accordo. Poi avremo Sol maggiore, quindi accanto abbiamo il Sol, Si, Re, forma il Sol maggiore. E poi avremo il Mi minore. Andiamo ancora indietro. Sol, Fa, Mi. Mi, Sol, Si sarà l'altro accordo. Attenzione perché fa due volte La minore, poi Sol e Mi una volta e poi ancora La minore. Quindi, la mia banda suona il rock e tutto il resto è un'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato con un carico di frutta. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti, e la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per cui quel giorno lì inseguiva una sua chimera e non svegliava. Arrivati a questo punto, c'è il ritornello, che aggiunge soltanto l'accordo di Do maggiore, quindi Do, Mi, Sol, che conosciamo bene, e questa volta metteremo due accordi per ogni movimento. La successione sarà Do, Sol, Mi minore e La minore, e fa così. E non svegliatevi, ancora, e non fermatevi. Poi si riprende con la mia banda suona il rock, eccetera, eccetera, ma gli accordi restano sempre gli stessi. Alla fine ci sarà un cambio di tonalità, però gli accordi là iniziano ad essere un po' più complicati, quindi io la farei sempre in questa tonalità, nella stessa tonalità. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano bellissimo e facile da suonare al pianoforte. Io vi lascio in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi, la diteggiatura per entrambe le mani e inoltre altri due link su dove trovare puntate per imparare gli accordi al pianoforte. E noi ci vediamo alla prossima puntata.